Candida, mettiamoci d'accordo perché c'è un acuto. Lo fai te o lo faccio io? Io, allora, visto che poi la televisione ripropone a distanza di anni certi spettacoli e non sono edificanti, se lei me lo concedesse, donna Candida, lascerei a lei questa... Va bene, dai. Incombenza. Va. Posso? Bene. Dedicato a Renzo Arbore e alla radio. Prego. Questa è vera televisione. Calma, ragazzi. E chiedo anche il vostro aiuto con il coro. Va bene? Pronti? Ogni giorno la vita è una grande corrida, ma la notte no. Ogni giorno una lotta che sta sopra e chi sotto, ma la notte no. Al mattino un po' grigio se non c'è il dentifricio, ma la notte no. Tu ti guardi allo specchio e ti sputi in un orecchio, ma la notte no. Poi comincia il lavoro e dimentichi il cuore, ma la notte no. Parli sempre soltanto delle cose importanti, ma la notte no. E ti perdi la stima se non trovi la rima, ma la notte no. Ti distrugge lo stress e dimentichi il sesso, ma la notte no. Che stress, che stress, che stress è di giorno, ma la notte no. Che stress, che stress, stress di giorno, ma la notte no. Che stress, che stress, che stress di giorno, ma la notte no. Brava ragazzi. Che stress, che stress, che stress di giorno, ma la notte no. Candida. Grazie, grazie. Tiberio Timperi a Bellama, ma è venuta benissimo. Sarà interessante vedere la curva. Ma questo signore qua ha una cosa in comune con me che io non ho mai confidato a lui, ma gliela voglio raccontare, perché io sabato andrò a vedere per la prima volta nella mia vita, perché non ho mai osato farlo per quanto mi emoziona, il concerto del mio cantante preferito. È il mio cantante preferito perché mi ha accompagnato negli anni più bui della mia vita, gli anni in cui ho vissuto una depressione, ma è anche l'artista che ha la voce che più assomiglia al mio stato d'animo. Io quando lo sento proprio mi emoziono tantissimo, ed è Fabio Concato. Sabato qui a Roma? Sabato a Roma, all'Auditorium, Fabio Concato farà un concerto, è in tour in tutta Italia, ma tu poi hai scelto, io non te l'ho detto al telefono, come tra le canzoni tue del cuore... un pezzo di Fabio Concato. Allora, devo dire la verità. Avevo pensato a un po' di canzoni. Ah, ovvio. Allora, una cosa allegra, i Vatussi. Però poi i Vatussi, gli altissimi e il politicamente corretto, non si può fare. Poi avevo pensato a Edoardo De Crescenzo, ancora, notte alta, sono sveglio, faccio il pazzo, mi riveste, lanciare sassi alla finestra accesa. Quello è stalking. Non si può fare. Non si può fare. Poi avevo pensato anche a Teorema, Marco Ferradini. Non se può fa. Prendi una donna che però poi alla fine... Non se può fa. E alla fine poi ho detto, sapete che c'è? Vabbè, io tiro fuori l'animo romantico che ho di un cantautore, il dottor Fabio Pittaluga, perché questo è il suo cognome, che io conobbi la prima volta mettendo un disco dove non cantava con la sua voce. Piccolina, ragazzina, Luigi Tanto da Pifati, Sato, Zio Tom. Era dedicato a Dean Martin, è un personaggio Fabio Concato, poi canta sempre così, ma come fa a parlare così, è tutta ragazzina, tutto... Ho avuto poi il piacere di conoscerlo negli anni, dopo averlo seguito, è veramente una bella persona. Una bellissima persona. Bellissima persona. E un nonno meraviglioso che è impazzito per la nipotina ha detto, ma sai che c'è?
C'è una canzone che è qualche cosa di geometricamente perfetto, c'è tutto. È vero. È una canzone che quando la mettevi in radio proprio sentivi quell'intro e andavi, bella. Me la lanci come se fossi in radio? Allora, facciamo una bella cosa con il regista che è perfetto, certo, no? Certo, Salvatore. Di cognome e di e fatto. Di fatto, quindi, sempre. Che sarà una vita che tutti adesso... Se mi ruba un'inquadratura, mi fa uno... Fa bene, fa. Allora, se fosse possibile... Io incomincerei a mettere però ben presente sotto, perché sono anche un po' sordo, come tutti quanti noi che abbiamo fatto la radio, l'intro, e noi proviamo a lanciarlo così. Allora, se non l'hai tagliato l'intro e c'è, mettiamolo sotto che lui lo prende, ne sono certo. Ecco. Tra capo e collo. 16 e 13 minuti è il momento qui a Rai 2 di concederci a un grande della musica italiana, Fabio Concato, Sexy Tango. Sono arrivato corto. Un vaso di gabbiani, onde di seta e di lame, con questo vento così caldo ritrovo tutti i miei perché, mia luna che nasce nei tuoi occhi, nei tuoi fianchi, dentro me. Amore, e non aspettare me, ho nel cuore una cometa, se mi guardi la vedrai. Maledetti, c'è un bel dancing, e come in un vecchio film balleremo un sexy tango con le note che ci saltano tra i denti. La vela rossa del ricordo va lentamente verso nord, io la ritrovo come sempre, come la fiamma di un falò, un vecchio grida da lontano, è un fantasma o è realtà. Nina, dolce amore, guardi la vedrai. Maledetti, c'era un dancing, e come in un vecchio film con l'orchestra in mezzo ai fiori, se ci fosse ancora proverei un casche. Nei tuoi fianchi, dentro me, oh, Nina, dolce amore, non aspettare me, ho nel cuore una cometa, se mi guardi la vedrai. Maledetti, c'è un bel dancing, e come in un vecchio film, balleremo un sexy tango, con le note che ci saltano. Ma Nina, dolce amore, guardi la vedrai. Maledetti, c'era un dancing, e come in un vecchio film con l'orchestra in mezzo ai fiori, se ci fosse ancora proverei il casche. Possiamo dire che la canzone sia ufficialmente finita. Fabio Concato, sai perché? Sì. Io però non posso dire una cosa? Alla radio e in TV interrompere le canzoni. Questo è anche vero, però tu lo sai perché sei figlio d'arte in qualche modo. I dischi si dovevano sporcare perché se no
registravano da casa e poi le case discografiche una non volta. Ci davano più i dischi. Sì, no, certo. Oggi no. Ma adesso dove trovi le radio dove non parlano? Parlano tutti. Sai che io alla radio, la sera, su Radio 2, a Ti Sento, mando le canzoni dall'inizio alla fine. Non mi hai mai invitato, eh? E non ci sono ospiti, ci sono solo gli ascoltatori. Vengo, faccio l'ascoltatore. Faccio, io ti chiamo. Però adesso che avete cantato tutti quanti Sexy Tango, cantatemi una canzone di Ernia. Di Ernia? Ernia, c'è un cantante che si chiama Jacopo, Ernia. Alzati in piedi, Jacopo. La conosci Ernia? Certo. Che non è amico di Dito nella Piaga, no. E neanche di Colite, però... No, no, lo conosco. Ah, proprio di persona abita. No, magari. E magari, una canzone di Ernia? Insomma, per me era bella, siamo come un orecchino di perle, un cacciavite a stella dentro a un sottosella, ed è come se dopo anni io non sappia stare lontano da te. Grandissimo Jacopo, preparato! Hai visto? Hai visto? Complimenti, bravo, hai visto? Bravo. Allora, è arrivato un momento che tutti attendono da casa, perché sono mesi le torte che noi chiediamo, no. Timperi, passa di qua, c'è una sciarpa. Allora, il dono della nostra Maria Luisa a Tiberio Timperi è... Prego, Maria Luisa, vieni. Ammazzo io, la sciarpa del Lazio! Grazie, Maria. Ogni promessa è un debito. Grazie, io noi ci siamo promessa. Già visti prima. La ringrazio tantissimo. No, ci già visti prima. Ci siamo visti prima, casualmente nel bar. Ho fatto, ma lei è quella che è stata Diago? Sì. C'ho la sciarpetta. Allora, aspetti un attimo, sono andato su in camerino, sono sceso. Le ho dato due piccoli oggetti. La ringrazio tantissimo. Mi avevi detto che gli davi in diretta? Io ho dati prima, perché c'erano le marche. Ma che ci vogliamo far denunciare dall'Auditing Rai e vogliamo avere problemi? Lo sai che è una settimana che mi dice che ti vuole regalare delle marmellate? Grazie. Roba da mangiare, ovviamente. L'adoro. Come te sbagli. Però la prossima volta le porto anche a te, senza venire in trasmissione. Le porto senza marche? No, le con le marche. Le togli? No, te le do senza... Senza. Vabbè. Comunque... Ogni promessa è un occhio. Okay. Oh! Ci stavamo quasi sbagliando. Allora.